La mamma di Evan e il compagno della donna da oggi sono entrambi condannati all'ergastolo. I giudici della Cassazione d'Assise di Siracusa hanno emesso quindi la sentenza di carcere a vita per Letizia Spatola, mamma 24enne della vittima, e Salvatore Blanco, 32 anni, patrigno del bimbo di Rosolini, morto il 17 agosto del 2020 all'ospedale Maggiore di Modica, dove era arrivato in condizioni disperate per le percosse subite in famiglia. La donna ha ascoltato nell'aula del tribunale di Siracusa ieri la lettura della sentenza, mentre il suo compagno lo ha fatto da una stanza del carcere di Vibo Valentia, dove si trova detenuto. Il PM di Siracusa, al termine della requisitoria, aveva sollecitato per entrambi l'ergastolo per omicidio e 5 anni e 6 mesi ciascuno per maltrattamenti, ma la Corte ha deciso di accorpare i due capi di imputazioni, per cui la condanna è per omicidio in concorso per maltrattamenti, insieme disposta per i due imputati l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. In aula c'erano anche i parenti del padre di Evan, che vive a Genova. L'ergastolo non serve a riportare in vita mio figlio, ma quantomeno a ridargli dignità, e quanto ha dichiarato il padre di Evan, Stefano Lopiccolo: mi manca ogni giorno e spero che i miei pensieri arrivino fino al cielo, soprattutto oggi. Per i magistrati di Siracusa, Evan è deceduto a causa delle lesioni inflitte dall'uomo nella loro abitazione a Rosolini, sotto gli occhi della madre, violenze che si sarebbero consumate prima della tragedia. Nelle conclusioni dell'autopsia è anche indicata la grave insufficienza cardiorespiratoria da broncopolmonite da aspirazione. A supporto della ricostruzione degli inquirenti ci sono anche le intercettazioni ambientali, grazie alle microspie sistemate dai carabinieri nella casa in cui si è consumato il dramma. Quelle conversazioni sono finite nel processo insieme alle immagini relative all'arrivo della vittima al pronto soccorso dell'ospedale di Modica, in cui sarebbero emesse delle chimosi sul corpo del bambino. Il piccolo, secondo la tesi della procura, avrebbe subito da tempo le percorse del compagno della madre. Per i parenti paterni del piccolo, Letizia Spatola avrebbe infine fatto di tutto per tenere nascoste le violenze.